Zingaretti, Sciascia, ma anche Bartali e Dalla Chiesa. Sono questi gli argomenti e gli autori scelti dal Ministero dell'Istruzione per l'esame di Stato 2019. Un esame completamente rivoluzionato nella sua essenza, visto che da quest'anno la terza prova non esiste più, è stata cancellata, e la seconda prova, quella che si svolgerà domani in tutti gli istituti superiori d'Italia, è composta di due parti. Oggi la prima prova, il tema d'italiano, che arriva dopo la notte prima degli esami. Vediamo come i nostri studenti hanno vissuto queste ore. Con l'ansia. Con l'ansia? Siete riusciti a dormire? Non molto. Io sì, dai. Ma abbastanza serena. Sono tornato a casa per mezzanotte, sono andato a cena, ho dormito sereno, mi sono svegliato in massima tranquillità. In realtà pensavo peggio, ho dormito abbastanza, anche se mi sono svegliata diverse volte e non ho dormito benissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo andati un po' tutti a dormire tardi, credo sia normale, però è giusto che sia stato così, un po' l'ansia, però poi con la prova davanti è scesa tutta l'ansia. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la tipologia B, B1. E trattava della storia dei monumenti dell'arte, storia dell'arte e il rapporto tra uomo e storia. Ho scelto la traccia della tipologia A1. Ovvero? Trattava di Ungaretti. Ho scelto la traccia B2. Ovvero? Ovvero era una traccia sul progresso relazionata agli errori dell'uomo nel progresso, le innovazioni scientifiche, i benefici e anche gli aspetti negativi. A1, analisi del testo. Che cosa ti porterai dietro di questa esperienza e di questi 5 anni? Sicuramente la compagnia, i rapporti che si sono creati tra di noi e tutte le esperienze che ci hanno formati dal punto di vista umano. Penso metodo di studio, quindi la capacità di studiare una grande mole di pagine in poco tempo. Alla fine è quello, adattarsi ai diversi professori, ai diversi metodi di studio che loro vogliono. Ricordo dei compagni di classe e di tutti i professori che comunque non si scordano mai. Beh, sicuramente il rapporto con le persone che ho incontrato in questa classe, gli studi che ho fatto e spero mi servano anche per il futuro. Io voglio fare medicina, quindi speriamo che poi mi risultino utili. Oggi pomeriggio Mario si continua a studiare? Beh, studiamo al mare, dai. Si studia. Sì, continua a studiare. Cosa vi riserva il futuro? Università o cos'altro? Università. Facoltà? Lingue orientali. Conservazione dei beni culturali. Penso all'università, anche se non ho le idee chiarissime e ci sto ragionando ancora. Beh, io andrò a studiare psicologia, anche se i test sono particolarmente ostici, però studieremo e vedremo. Andrà.